Ma io non vedo la Lorenzini. Non vedo Costa, Lupi, Quagliariello. Alfano ci ha pensato da solo a sparire. Non vedo la Meloni, come mai non sono qui? È ovvio. Non è la loro casa. Noi siamo un popolo di carne, di sangue, di passione, di autenticità, di valori. Loro sono il ceto politico, la casta, sono i professionisti della religione, del lavoro, della pancia, sono venditori di tappeti, sono i traditori dei Family Day, quella è la verità. Noi, piccola differenza, siamo i figli del Family Day. Siamo genitori, padri, madri, preoccupati dell'avvenire dei nostri figli, delle nostre famiglie. Vogliamo trovare un nuovo slogan? Noi siamo l'assemblea costituente delle famiglie! Io risposto alla domanda dei 201 sacerdoti che hanno avuto il coraggio di dire diamo un segno di novità, di discontinuità e di responsabilità. Perché bisogna considerare il popolo della famiglia rispetto a leggi che hanno violato il magistero della Chiesa. Noi raccogliamo le firme per strada, 50.000 quasi frecce da nord a sud della penisola, per evitare il giudizio popolare prima del 4 marzo si accorpano tra loro, fanno le parentesi quadre e graffe, sali e tabacci, senti e te diverti col popolo della famiglia. Loro hanno le televisioni, i giornali, i media, la cultura, gli intellettuali radical chic. Loro hanno questi giacobini delle redazioni, gli autori, che spingono, che fanno spingere Bruno Vespa a chiedere a Mario, violando la par condicio, se nel programma, scusate, io ne so qualcosa, ho presieduto la commissione del programma, se nel nostro programma c'era il fatto che noi vogliamo sottomettere le donne. Ma vi pare una domanda che si può fare? Avete visto le facce delle tre giornaliste? Quando Mario parlava a Rai, la tribuna politica, odio, morbosità, ma anche qualcosa in un barlume lontano che affiorava nelle loro coscienze. Sapete perché? Perché noi diciamo la verità, perché parliamo la loro coscienza, perché il vero bipolarismo non è più tra destra e sinistra, ma tra bene e male. Tutti Pinocchio, faranno il governo insieme, Renzi, Berlusconi e pure la Bonino si è aggiunta, ha detto che lei è disposta a fare un governo con Renzi e Berlusconi per impedire i populismi, vi rendete conto qual è la truffa? È una repubblica fondata sulle fake news. Allora fratelli, vi è piaciuto lo slogan ad un passo dal cielo? Non mi chiamate più guru per favore, cioè io non sono un guru, sono semplicemente una persona che mette a disposizione di questo meraviglioso popolo i miei talenti. Allora, siamo al guizzo finale, guardate che i voti ancora si devono conquistare, proprio è l'ultima settimana, dobbiamo convincere gli indecisi. Quando vi dicono Adinolfi gioca a poker, è brutto e voi vi rubate i voti, siete l'Isis cattolica, quando ti dicono che non c'è più niente da fare, che siamo divisivi, che ormai il mondo è laicizzato, andate al solo, diteli, rispondeteli, basta con questi preamboli pregiudizi, andate al solo, per quali partiti votate? Trasformate la domanda con una domanda, no? Famosa tecnica, per quali partiti andate a votare? Andiamo a votare per Fratelli d'Italia? Beh, la Meloni non conosce neanche l'articolo 29 della Costituzione, altrimenti non avrebbe mai scritto nei cartelli difendiamo la famiglia tradizionale, avrebbe detto difendiamo la famiglia naturale.
votate Salvini, la buongiorno. E allora, votate 5 Stelle, noi vogliamo un'Italia a 12 Stelle, non a 5 Stelle. Togliete il preambolo e dite, siete d'accordo che per una società come la nostra ci vogliono dei valori essenziali? Il diritto universale a nascere, il diritto degli anziani, dei malati a non essere soli, il diritto di un figlio ad avere un padre e una madre? Sì, se sono d'accordo, l'unica alternativa è il popolo della famiglia. Vai. E l'altra alternativa, continuate a votare sempre per gli stessi. Mandiamo in Parlamento, questo è il 3%, 20 deputati e 12 senatori. Ma vi rendete conto? Una pattuglia nostra, finalmente nostra, che non deve fare i conti con gli altri, credenti con i credenti, non più credenti insieme ad atei, materialisti, separatisti, pagani, europeisti, massoni, xenofobi, liberisti. Grande fronte antropologico, l'abbiamo sempre detto, ma i credenti possono stare con i credenti, non sono più le mosche cocchiere del pensiero unico, non sono più le tazzine di caffè che vengono messe in vetrina, tutte le vogliono ma nessuno le usa, basta con questo imbroglio. E poi io mi immagino la scena, con questo concludo, mi immagino questa bella scena, arriva Renzi, arriva Berlusconi, se si regge dalla sedia, e arrivano tutti e vengono a chiedere a Gianfranco, a Mario, ci date i voti per il governo? E allora, voi rendetevi conto quanto è importante l'ago della bilancia, quanto è importante quel 3% che determina questo schieramento piuttosto che l'altro. E allora la domanda che loro faranno sarà: signori belli, abrogate la Cirinnà, il biotestamento, il divorzio breve, bloccherete la liberalizzazione delle droghe, le adozioni gay, i matrimoni egualitari, darete il reddito di maternità, farete il quoziente familiare, renderete impignorabile la prima casa, ridurrete il Jobaz, direte no l'ius solo, ridiscuterete l'Europa? Ricordando la sovranità delle radici cristiane, se lo faranno avremo fatto la storia, se non lo faranno a casa. Siamo democratici? Sì, e ce ne vantiamo. Questa è una rivoluzione, puntare sulla famiglia significa puntare sulla vita, sui valori e sull'economia. Famiglia è nascere, è vita, è futuro. Nazione nasce da nascita, da vita. I nuovi italiani, caro Boldrini, caro Renzi, caro Bonino, non li prendiamo all'estero, ognuno ha il diritto di alla sua patria. I figli noi non li compriamo con l'utero in affitto, i figli li facciamo qui. Yeah.